Senti un attimo. Quando uno stimolo, per esempio una canzone, induce un'azione automatica come addestrarsi, uccidere, sacrificare. Ehi, hai un secondo? Ho sentito che il piano di Tammy ha funzionato. Grazie per aver liberato le onde radio. Ora possiamo organizzare i nostri e soprattutto sparare un po' di buona musica in giro per le montagne. Purtroppo il mio setup supporta solo i vinili, quindi al momento ho una selezione un po' limitata. Ma la gente da queste parti ha dei gusti decenti. Quindi se trovi degli album, falli arrivare a me. Ok? Seguire un gruppo di caccia degli Eteniti per poi farli fuori uno dopo l'altro è super eccitante. Jack, hai mai pensato di attenzione se becchiamo un posto di blocco. Ok, muoviamoci. Devi avere tanta fame. Sì. Sai che bastano 10 giorni per il crollo di una civiltà? Sì. Priva un uomo dei suoi bisogni primari e tornerà agli istinti primordiali nell'arco di 10 giorni. Finché non lo vivi sulla tua pelle non puoi capirlo. Sono stato in Iraq per la prima guerra del Golfo. Erano i paracadutisti, tutti americani, urrà! Una notte ci fu un'imboscata. Io e questo Miller rimanemmo separati dall'unità. Senza cibo, senza radio. La base più vicina, a 200 km a sud, quindi ci siamo incamminati. Il terzo giorno ci eravamo persi. Il sesto. È finita l'acqua. Sai che effetto fa, vero? Non riesci a deglutire. Il settimo giorno, Miller si sentiva le gambe molli. Sai quando il cervello inizia a mangiarsi i muscoli per sopravvivere? Ecco perché sei così secco. All'ottavo giorno, la fine era vicina. Ho guardato Miller e ho capito che eravamo già morti. Così ne ho preso atto. E nel prenderne atto, ho capito. Vedi, davanti a me non c'era più Miller. C'era un'opportunità, invece. Non era una cosa che volevo, ma una cosa che dovevo fare. Perché era la mia prova. Quindi il sacrificio di Miller non è servito a farmi uscire dal deserto. È servito a portarmi qui.
I deboli hanno uno scopo. Presto lo capirai anche tu. Sfoltisci il bestia. Ben fatta. Tiro fuori da qui, ok? E poi ce la diamo a gambe, ok? Solo tu. Solo tu. Ehi, e io? A me non ci pensi. Non siete abbastanza forti! Te ne devi andare da qui, prima che ricomincino. Seguimi. Cervello. E non te ne accorgi nemmeno. Non puoi più tornare indietro, lo capisci? Non puoi più tornare indietro! Vieni. Il furgone deve essere lì. Devo salire sul furgone. È quasi ora. Ho studiato il percorso. È l'unico modo. Andrà bene, sì. Non c'è più! Provatelo! È un ordine! Cercate ovunque! Forza, muoviamo! No, non ancora! Non ancora! Oh, cazzo! Cazzo! No! No! Mi dispiace!
Invece, se mi ricevi, sono Eli. Non so dove sei finito, ma cazzo, abbiamo davvero scatenato un vespaio. Probabilmente starai cercando di salvare il tuo amico Pratt, ma a noi Whitetail servirebbe una mano. Beh, sai dove trovarci. A presto. C'è nulla di sentimentale. Dovremmo aver fermato il convoglio a quanti minuti. Ehi, vice. Non so bene che giri hai fatto, ma dovresti dare un'occhiata all'incrocio. Quartiere di Glistrick. Devi vedere quello che stanno mandando in onda. Con il martello pneumatico. Pensando esattamente la stessa cosa, Jess. Jess, hai mai pensato di arruolarti? L'esercito? No, non mi piace ricevere ordini. Capisco. Però se sei brava, alla fine diventi tu il capo. Fanculo, mi sbatterebbero fuori il primo giorno. Tentare un po', c'è. Ti troverò!
Andiamo finché non lo troviamo. La setta non potrà più addestrare i suoi giudici al Funk Center. I fratelli Fowler saranno contenti di riavere quel posto. Varrebbe la pena di chiedere in giro se qualcuno ha visto l'orso Cheeseburger. Pare che gli piaccia fare a pezzi i fanatici. Cenere alla cenere. Sono felice che non ci sia più la setta ad addestrare quei poveri lupi. Tra l'altro, quei lupi pazzi li spedivano dritti alla segheria per tenere d'occhio i prigionieri. Avevamo un orso di nome Cheeseburger, una sorta di celebrità locale, diciamo. Aveva un debole per il barbecue di Chad, ma ha il diabete, quindi l'abbiamo messo a dieta. Solo salmone frullato. Comunque, la setta voleva prenderlo, quindi l'ho liberato. Ho sentito che era in giro a seminare il panico. Qualcuno dovrebbe trovarlo per controllare che stia bene. Prendi un po' di salmone prima, però. Dagli da mangiare il salmone e sarà tuo amico per sempre. Non sai quello che Eli ha fatto fuggire? Ho sentito che c'è un aereo all'aerodromo Lansdowne, ma è pieno di adepti che lo pattugliano. Che ne dici se andassimo a dare un'occhiata? Oh,
Continua così. E presto non ne resteranno più. Sai, posso darti una lezione di vita, se ti interessa. Anche se stiamo dando il massimo, giochiamo pur sempre fuori casa. E sono a bordo fino alla morte. Beh, tu conosci il proverbio. Insegna un uomo a pescare. Ehi là, hai un momento? Sai, posso darti una lezione di vita, se ti interessa. Dobbiamo stare qui tutto il giorno. Ho sentito che il cheeseburger è stato visto vicino alla Linero Building Supplies. Tieniti pronto a finire quello che abbiamo iniziato. Ehi là, hai un momento? Sarebbe meglio di una bella scopata. Sai, posso darti una lezione di vita, se ti interessa. Attento, quel figlio di puttana è vicino. Nessuno andasse o venisse. L'esercito mi ha insegnato a improvvisare sotto pressione. Fotte sega. Tu sei stata nel cazzo di Medio Oriente, ma scommetto che qui è ancora più dura. L'hai detto. Stranieri contro vicini. Già, è la sensazione che avrei dovuto aspettarmi. Faccio solo ciò che fa fare. Cosa vuoi?
Altro luogo in cui mi addestravo per le Olimpiadi. Mi allenavo mirando i paracadutisti che si lanciavano da qui. Non temere. A missile! Jess, hai mai pensato di arruolarti? L'esercito. Ce l'avrà un accendino, secondo te? Il mio l'ho perso. È una bella fortuna avere me. Ottima mira, Jess. Non farti intimidire. Entra lì dentro e dagli il salmone. Quel pacioccone verrà a mangiare direttamente dalla mano. Non aver paura.
sicuro. Ricorda solo di non dargli da mangiare dei cheeseburger, perché, sai, ha il diabete. Vince, ho sentito che hai salvato il vecchio cheeseburger. Ottimo lavoro. I Fowler l'hanno addestrato per bene. Farà a pezzi ogni cosa che vorrai ed è una specie di celebrità locale. Quindi non stupirti se la gente gli farà più feste che a te. Cerco un'altra angolazione.